Benvenuti al TG Lis della Giunta Regionale della Basilicata. La Task Force comunica che in tutta la giornata di ieri, 18 maggio, sono stati effettuati 766 test per l'infezione da Covid-19, di cui uno è risultato positivo e riguarda un cittadino residente a Banzi di rientro in Basilicata. Dei test analizzati, 70 sono relativi all'indagine epidemiologica del comune di Irsina accertato inoltre un caso di positività di rientro di una persona residente a Torino e in isolamento domiciliare in Basilicata. Con questo aggiornamento i contagi al momento attivi in tutta la regione sono 83, poiché ai 93 di ieri bisogna aggiungere la nuova positività e sottrarre 11 persone guarite. Agli 83 positivi vanno aggiunti nel complesso 283 guariti, 27 persone decedute, un paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall'Asm, un paziente di gioia del colle, un paziente di Padula Buonabitacolo riscontrato dal San Carlo, due pazienti lucani diagnosticati in altre regioni e in isolamento in basilicata come il nuovo paziente residente a Torino. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 23.347 tamponi, di cui 22.935 risultati negativi. Attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 27, così suddivisi. All'ospedale San Carlo di Potenza, 5 sono in malattie infettive e 4 in pneumologia. All'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 15 sono in malattie infettive, 1 in terapia intensiva e 2 in pneumologia. I cittadini lucani in isolamento domiciliare sono 56. Il prossimo aggiornamento domani 20 maggio.